Pinocchio è derubato delle sue monete d'oro e, per castigo, si busca 4 mesi di prigione. Il burattino, ritornato in città, cominciò a contare i minuti a uno e, quando gli parve che fosse l'ora, riprese subito la strada che menava al campo dei miracoli. E mentre camminava con passo frettoloso, il cuore gli batteva forte e gli faceva tic-tac, tic-tac, come un orologio da sala, quando corre davvero. E intanto pensava dentro di sé: e se invece di 1000 monete ne trovassi sui rami dell'albero 2000? E se invece di 2000 ne trovassi 5000? E se invece di 5000 ne trovassi 100.000? Oh, che bello, signore! Allora che diventerei? Vorrei avere un bel palazzo, 1000 cavallini di legno e 1000 scuderie, per potermi balloccare, una cantina di rosoli e di alchemers, e una libreria tutta piena di candidi, di torte, di panettoni, di mandorlati e di cialdoni con la panna. Così, fantasticando, giunse in vicinanza del campo, e lì si fermò a guardare se per caso avesse potuto scorgere qualche albero coi rami carichi di monete, ma non vide nulla. Fece altri 100 passi in avanti e nulla. Entrò nel campo, andò proprio su quella piccola buca dove aveva sotterrato i suoi zecchini e nulla. Allora diventò pensieroso e, dimenticando le regole del galateo e della buona creanza, tirò fuori una mano di tasca e si dette una lunghissima grattatina di capo. Il che mentre sentì fischiarsi negli orecchi una gran risata e, voltandosi in su, vide un grosso pappagallo che si spollinava le poche penne che aveva addosso. «Perché ridi?» gli domandò Pinocchio con voce di bizza. «Rido perché nell'ispollerarmi mi sono fatto il solletico sotto le ali». Il burattino non rispose, andò alla gora e, riempita d'acqua la solita ciabatta, si pose nuovamente ad annaffiare la terra che ricopriva le monete d'oro. Quando ecco che un'altra risata, anche più impertinente della prima, si fece sentire nella solitudine silenziosa di quel campo. «Insomma», gridò Pinocchio arrabbiandosi, «si può sapere, pappagallo maleducato, di che cosa ridi?» «Rido di quei barbagianni che credono a tutte le sciocchezze che si lasciano trappolare da chi è più furbo di loro». «Parli forse di me?» «Sì, parlo di te, povero Pinocchio, di te che sei così dolce di sale da credere che i denari si possano seminare e raccogliere nei campi, come si seminano i fagioli e le zucche. Anch'io l'ho creduto una volta e oggi ne porto le pene. Oggi, ma troppo tardi, mi sono dovuto persuadere che per mettere insieme onestamente pochi soldi bisogna saperseli guadagnare o col lavoro delle proprie mani o con l'ingegno della propria testa». «Non ti capisco», disse il burattino, che già cominciava a tremare dalla paura. «Pazienza, mi spiegherò meglio», soggiunse il pappagallo. «Sappi dunque che mentre tu eri in città la volpe e il gatto sono tornati in questo campo, hanno preso le monete d'oro sotterrate e poi sono fuggiti come il vento. E ora chi li raggiunge è bravo». Pinocchio restò a bocca aperta e, non volendo credere alle parole del pappagallo, cominciò con le mani e con le unghie a scavare il terreno che aveva annaffiato. E scava, 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 fece una buca così profonda che ci sarebbe entrato per ritto un pagliaio, ma le monete non c'erano più. Allora, preso dalla disperazione, tornò di corsa in città e andò difilato in tribunale per denunziare al giudice i 2 malandrini che lo avevano derubato. Il giudice era uno scimmione della razza dei gorilla, un vecchio scimmione rispettabile per sua grave età, per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali d'oro, senza vetri, che era costretto a portare continuamente a motivo di una flussione d'occhi che lo tormentava da parecchi anni. Pinocchio, alla presenza del giudice, raccontò per filo e per segno l'iniqua frode di cui era stata vittima, detto il nome, il cognome e i connotati dei malandrini, e finì col chiedere giustizia. Il giudice lo ascoltò con molta benignità, prese vivissima parte al racconto, si intenerì, si commosse e, quando il burattino non ebbe più nulla da dire, allungò la mano e suonò il campanello. A quella scampanellata comparvero subito 2 cammastini vestiti da giandarmi. Allora il giudice, accennando Pinocchio ai giandarmi, disse loro: «Quel povero diavolo è stato derubato di 4 monete d'oro. Pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione». Il burattino, sentendosi dare questa sentenza fra capo e collo, rimase di principecco e voleva protestare, ma i giandarmi, a scanso di perditempi inutili, gli tapparono la bocca e lo condussero in gattabuia. E lì vebbe a rimanere 4 mesi, 4 lunghissimi mesi, e vi sarebbe rimasto anche di più se non si fosse dato un caso fortunatissimo. perché bisogna sapere che il giovine imperatore che regnava nella città di Acchiappacitrulli, avendo riportato una gran vittoria contro i suoi nemici, ordinò grandi feste pubbliche, luminarie, fuochi artificiali, corse di barberi e velocipedi, e in segno di maggiore esultanza volle che fossero aperte le carceri e mandati fuori tutti i malandrani. «Se escono di prigione gli altri, voglio uscire anch'io», disse Pinocchio al carceriere. «Voi no», rispose il carceriere, «perché voi non siete del bel numero». «Domando scusa», replicò Pinocchio, «sono un malandrino anch'io». «In questo caso avete 1000 ragioni», disse il carceriere, e levandosi il berretto rispettosamente e salutandolo, gli aprì le porte della prigione e lo lasciò scappare.